E salve a tutti ragazzi, benvenuti su CyberCube, sono come al solito CyberGen e benvenuti su un altro episodio di Slender the Herrible. L'ultima volta vi ho caricato un video, cioè lo scorso video, vi ho fatto vedere che ero riuscito a prendere tutte e 8 le pagine, seguendo nell'altra scena. E in questa scena, a quanto so, ho scritto pure a fine video lo scorso video, praticamente in questo livello ci sarà un'altra entità che si manifesterà, ma non so, ho scoperto pure un'altra cosa di questo gioco, che c'ha pure una storia dietro. Ovvero che noi impersoniamo questa ragazza che va diciamo in questa casa della sua amica d'infanzia che purtroppo è scomparsa e non viene ritrovata più perché si dice che è stata presa o catturata dallo Slender o uccisa addirittura. Noi in questa stage addirittura ci vedrà perseguitare il suo spirito, non so, infatti ci sarà questo spirito che ci inseguirà. Io questa stage l'ho già provata, ragazzi, è difficilissima. Dovremo attivare 6 generatori. E non trovare le pagine, ma bensì trovare dei generatori. Quindi adesso, ragazzi, io metto il livello e ci vediamo appena inizia il gioco. Ok, eccoci ragazzi, siamo qua a terra morti. No, non è vero. Ok, eccoci. Iniziamo ad andare. Allora. Qua non c'è niente. Ho pure scoperto che quando metto il menu start ci dà gli obiettivi, ovvero quello che dobbiamo fare. Quindi per adesso io già questo livello l'ho provato come vi ho detto prima. Dobbiamo andare appunto in questo posto, questo qua, non lo so che cos'è. Ah, e inoltre ad esserci questo spirito che si manifesta, ragazzi, non solo, ci sarà anche Slender. Quindi sarà difficilissimo. Comunque, andiamo. Eccoci ragazzi, ci siamo addentrati dentro questa specie di galleria. Ecco qua c'è la porta. Questo cos'è? Ok. Andiamo. Qua c'era la porta, vero? Sì. Ah, ci sono frecce che ci indicano di andare di là. Ok. Eccoci qua ragazzi, dobbiamo attivare questi generatori per poi salire là sopra e completare il livello, quindi noi attiviamo il primo e come vedete adesso tutte le porte si apriranno e dovremo iniziare a cercare i generatori senza farci prendere da... Eh? Un altro generatore. Ok. Allora. Su. Generatori, generatori. Ma non c'è nulla. C'è un biglietto? No. Là volendo potevamo salire le scale, ma preferisco proseguire per di qua. Oddio, no! Madonna mia, sono saltato in aria. Mamma mia. Che spavento che mi sono preso. E per questo dicevo che questo livello è difficile. Comunque ci riproviamo subito. Allora ragazzi, rieccoci. Ho fatto un altro po' di tentativi mentre ci ho fatto un grandissimo taglio perché ho perso un miliardo di volte. Comunque, ora dovrei ritornare di nuovo là. Mamma mia, non avete idea di quant'è che ci provo. Sono proprio stremato. Ah.
Minchia, raga, non ci sto credendo manco io. Ancora non mi hanno preso manco una volta. E mi manca l'ultimo generatore che però non lo trovo. Non trovo l'ultimo generatore. No, no, minchia, se perdo così. Vi giuro, mi incazzo. Mi incazzo, eh? Dai, l'ultimo generatore. Dov'è? Trovato! Trovato, trovato, trovato. Che cazzarola è sto rumore? Torniamo all'ascensore, subito, subito, subito. Corri! Madonna mia, l'ansia, raga. Non girarti. Non girarti mai. Corri. Dai. 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 Dai, ce l'abbiamo fatta. Sì! Che culo! Madonna mia. Oh. Finalmente, non ne potevo più. Minchia, che è sto ascensore? Mamma mia, è velocissimo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, madonna mia, finalmente. Non ne potevo più, raga. Ah, qua non mi dovrebbero prendere tecnicamente, vero? Appunto, ragazzi, abbiamo finito la terza stage, finalmente. Non ne potevo più, non ne potevo più. Mamma mia, finalmente, finalmente. Ah. Ora siamo alla penultima stage. Quindi ragazzi, io per adesso concludo il video. Che dire, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare pollice in su, commentare, condividere. Fatemi sapere se questa serie vi piace, perché a me questa serie mi piace davvero un casino. E inoltre noto una cosa, ogni livello che passa la batteria della telecamera scende sempre di più. Non so cosa succederà quindi nell'ultimo livello, non lo so. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. It's all that's happened, 10 years in the two eyes. Blood on the floor and